Ideaweb.it, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'anteprima della rivista Idea. Domani in abbonamento il numero 36, siamo in compagnia del direttore Claudio Puppione. Ci occupiamo e apriamo introducendo il nuovo numero, parlando della Fiera del Marrone di Cuneo, a cui diamo ampissimo spazio. Benvenuti a tutti, sì, Fiera del Marrone che si terrà nel prossimo fine settimana nel capoluogo provinciale. Abbiamo un inserto di 16 pagine in cui cerchiamo di dare il quadro completo delle infinite iniziative di questa eccellenza, di questa vetrina delle eccellenze del territorio cuneese, Marrone ma non solo, Castagna ma non solo, che veramente attira un numero notevole di visitatori. L'anno scorso si parla di 300.000 visitatori. Ad esempio, tra le cose da segnalare che meritano per la loro originalità una sottolineatura, c'è la donata, la 14ª donata degli uomini di mondo, i famosi uomini di mondo che hanno fatto il militare a Cuneo di Totò, che promuovono come sempre, come ogni anno, un'iniziativa tra il goliardico e l'impegnato che contribuisce a vivacizzare la manifestazione cuneese. Fiera del Marrone, ma anche Fiera del Tartufo, Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che sta proseguendo, è stata inaugurata la scorsa settimana. La seguiamo fin dall'inizio di settembre, continueremo a farlo, preannuncio che sul numero successivo, quello di giovedì 24, avremo un inserto centrale del giornale dedicato appunto alla manifestazione d'eccellenza del territorio albese, non solo autunnale. E quindi, insomma, come sempre, questo numero ha delle indicazioni per chi, soprattutto per il fine settimana, soprattutto per chi vuole organizzarsi, ha delle indicazioni piuttosto complete e credo interessanti. Parliamo poi invece di Andrea Agnelli, perché riceverà a fine novembre un premio. Sì, diamo la notizia in anteprima. Il Centro Studi San Giuseppe di Alba, presieduto da Roberto Cerrato, assegnerà l'edizione del 2013 del premio omonimo dell'associazione, ma anche omonimo della chiesa in cui si svolge la manifestazione, che è stata recuperata da questo Centro Studi. È stata recuperata completamente, è in stato di abbandono e adesso è di nuovo un vero gioiello all'interno della città di Alba, meta di visite turistiche sempre più importanti e anche sede di mostre. E dicevamo, diamo la notizia che a fine novembre a ritirare il premio San Giuseppe sarà Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che conferma questa ormai tradizione di grandi nomi che arrivano ad Alba, perché Andrea Agnelli ha confermato che sarà presente appunto a ritirare con le proprie mani il riconoscimento, che arrivano ad Alba. L'anno scorso, solo per fare un nome, il premio fu attribuito a Gianni Letta, che è tutto dire. Tra gli altri ci occupiamo poi del recupero di un luogo fenogliano. Sì, perché con un certo qual piacere riportiamo che la sezione albese di Italia Nostra ha ripreso una lettera inviata da Guido Araldo a Idea nella settimana precedente, in cui indicava un luogo fenogliano, il mulino nelle campagne di San Benedetto Belbo, di cui Fenoglio parlò in suo racconto, che è completamente abbandonato. Questo fa un po' specie perché negli ultimi tempi si è cercato in ogni modo di appunto riportare alla luce e di valorizzare le zone, i territori e i luoghi fisici descritti da Fenoglio. Questo mulino è completamente all'abbandono. Araldo, che tra l'altro i nostri lettori conoscono bene perché è colui il quale spesso pubblica, ci fa avere interessanti contributi relativi alla storia esoterica, diciamo, della nostra terra. Lui è un ricercatore, però è attento anche a ciò che si ruota attorno ai territori che visita. Araldo, appunto, ha segnalato e ha mandato la fotografia di questo mulino. Italia Nostra ha ripreso, a sua volta si è fatta latrice di questo appello presso tutte le amministrazioni che possono in qualche modo intervenire per recuperarlo. E chiudiamo anche questo appuntamento parlando dell'associazione Color Your Life. È un'associazione sulla quale ci siamo soffermati più volte, fondata da William Salice, che ha legami territoriali, cioè opera in tutta Italia, ma ha un legame
forse particolare con la nostra zona, perché Salici è stato un manager ferrero. Da quando è andato in pensione ha dedicato, si può dire, la sua esistenza, ma anche parte del proprio patrimonio a questa iniziativa, la Fondazione Color Your Life, che mira a contribuire a dare un futuro ai giovani nel campo dello studio, ma anche delle attività pratiche. Sarebbe molto ampio spiegare tutta la vasta serie di iniziative di questa fondazione. Quest'estate, ad esempio, credo che in archivio ci sia ancora, William Salici è stato nostro ospite, l'abbiamo intervistato, quindi chi volesse può digitare il suo nome sul nostro motore di ricerca e può trovare la spiegazione più ampia. Ci soffermiamo, torniamo su Color Your Life questa settimana perché a Siena, nello scorso fine settimana, per una volta invece di pensare ai ragazzi, hanno pensato giustamente agli educatori e hanno lanciato questa iniziativa che sono professori e scuole 10 e lode, una serie di premi dati a praticamente istituti e operatori dell'istruzione di tutta Italia. Merita questo una segnalazione in sé, ma lo merita anche perché tra le 10 scuole premiate, appunto scuole 10 e lode, c'è anche la scuola media Rosa Bianca di Saluzzo e quindi insomma ci sembrava doveroso dare ancora maggior risalto alla notizia. Benissimo, grazie e appuntamento alla prossima settimana.